Composizione del piatto, Osimhen al centro. Mamma mia, come so bella, forza Napoli, Napoli. Faccio vedere come sono. Guardate che belle. Napoli campione e io ho preparato queste deliziose merende del Napoli. Andiamo a vedere insieme come si fanno. Andiamoli a fare. Lievito all'interno della doppia miscela di farina, 00 e 0 tipo Manitoba. Lievito a pezzettini, così all'interno. Dopo aver spezzettato il lievito, andiamo a prendere la farina così con le mani e andiamo a sfregare contro le mani in modo che si scioglie benissimo il lievito. Buccia di un limone non trattato, mi raccomando. L'andiamo a grattare col coltello in modo che prendiamo solamente la superficie. Adesso andiamo a mettere lo zucchero, quindi partiamo dalle polveri, e la vanillina. Voi potete mettere anche quella fresca, non è uguale. Andiamo a fare un buchetto al centro e andiamo a versare l'acqua e andiamo ad incorporare il tutto. Mi raccomando, andiamo a mettere un bel uovo all'interno, intero, e andiamo a mescolare. Composto umido, vai col sale e continuiamo ad impastare, così. A composto così sabbioso ci trasferiamo sul bancone in modo che andiamo a lavorare meglio, così con le mani, e lavoriamo in questo modo qui, così togliamo qualsiasi grumo e lavoriamo meglio. Adesso iniziamo ad incorporare il burro così con le mani, deve essere semisciolto, quindi lo togliete un po' prima dal frigorifero. Durante questa lavorazione qui si può slacciare, ma voi non vi preoccupate perché poi ritorna tutto normale, così. Oppure è stato incorporato. Mettiamo il colorante di quello buono, ovviamente, perché ci stanno vari tipi di colorante blu. E iniziamo poco alla volta. Questo è concentrato, quindi facciamo attenzione. Adesso mi si sporcheranno tutte le mani. E lo incorporiamo poco alla volta. Ecco il nostro impasto. Lo mettiamo a lievitare per 3 ore. Perfetto, il composto è lievitato, le 3 ore sono passate. Adesso dobbiamo fare delle palline da 30 grammi. Perfetto, 30 grammi, facciamo la pallina e poi mettiamo a lievitare. Una volta che abbiamo pezzato i 30 grammi, andiamo a creare una pallina girando il composto qui sul tavolo. Una volta fatta la pallina, le mettete qui sulla carta da forno, in modo che dopo mettiamo a lievitare e le mettiamo in cottura. Perfetto, abbiamo fatto tutte le palline da 30 grammi. Adesso pellicola su e mettiamo a lievitare per un'oretta. Perfetto! Le nostre palline sono lievitate, mettiamole a cuocere, 180 gradi, 13 minuti. Sono pronte! Eccole qui, guardate qua, come sono belle! Dopo le riempiamo. Andiamoci a fare il ripieno. Zucchero all'interno di un contenitore, ricotta fresca a scolare e la dobbiamo setacciare all'interno di un altro contenitore, così. Guardate a me. Ricotta setacciata e andiamo a incorporare lo zucchero all'interno. Questa qua è la mia versione delle bombette napoletane. Vogliamo festeggiare in questo modo qui, con un bel dolce saporito e monoporzione, quindi che adatta ai bambini, a tutti quanti. Panna montata fresca e la andiamo ad incorporare all'interno. Così, dall'alto verso il basso. Guardate qua che bella crema. Mamma mia, ste bombette, sapete che sapore che avviene? Crema pronta, andiamo a mettere in frigo. Crema di ricotta nella sacca a poche. Chiudiamo la sacca a poche. Ecco qua. Mi sono fatto un buchetto sotto. Così. Andiamo a prendere i nostri panini. Chiamiamoli così. E andiamo a riempire finché non trasborda l'interno. Adesso facciamo una cosa molto divertente. Ho preparato del cioccolato bianco colorato d'azzurro e del cioccolato fondente. Prendiamo le nostre brioche e le andiamo a glassare la superficie. Andate qui e le mettiamo qui. Uno solo lo devo dedicare a Victor Osimhen. Allora, prendiamo una brioche e la andiamo a glassare col cioccolato marrone. Così facciamo la testa, no? Perché adesso in giro vedo tutti i dolci di Osimhen. Gli dedico anche lui un dolce. Vai Osimhen, stiamo facendo tutta la formazione in un'aula, magari una formazione. Ecco qua i capelli di Osimhen. Ho messo della granella di biscotto, così assomiglierà proprio a... Ci assomiglia, non è che proprio, ma noi dobbiamo fare una cosa da mangiare che è buona. Allora, vai, composizione del piatto, Osimhen al centro, facciamo la formazione. Poi mettiamo le nostre brioche ai lati. Lo fate come volete, io me li mangerei direttamente.
Adesso facciamo con la crema avanzata su il logo del Napoli. Iniziamo a fare il cerchio così. Mamma mia, come so bella! Forza Napoli, Napoli! Ancora forza Napoli! E io ho preparato le mie merendine fatte in casa del Napoli. Ne vogliamo tagliare una, vogliamo vedere com'è. Andiamo! Prendiamo una con lo scudetto e dividiamo al centro, vi faccio vedere come sono. Guardate qua. Guardate che belle, le merendine del Napoli. Che c'è da dire, che c'è da fa? I mava camagnà, forza Napoli ancora! Mi raccomando, se la ricetta vi è piaciuta, fatela anche voi per festeggiare questo grande Napoli.